Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati in un nuovo video di Minecraft, signori. Allora, intanto io sono tornato in Sicilia, tutto bene, tutto a posto, viaggio con la nave è andato abbastanza bene. Signori, detto questo, io prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e signori ho bisogno del vostro supporto. Io ce la sto mettendo tutta portando un video al giorno, più da 100, quasi 120 episodi che stiamo andando avanti con questa serie di Minecraft, signori, che tra un po' si concluderà perché a ottobre partiremo con la serie di FIFA, signori, con il nuovo FC Sports, il vecchio FIFA, signori. Sì, inizieremo una bellissima carriera allenatore, quindi anche lì ho bisogno del vostro supporto. Detto questo, signori, partiamo con il video di oggi. Allora, nei commenti mi avete detto che io devo utilizzare il tasto destro su questi mostriciattoli per farmi seguire. Quindi noi prendiamo un blocco di terra, andiamo sul mostriciattolo lì, bello bellino. Tasto destro. L'ho preso? L'ho preso? Non lo so, e se io ora ti butto questa terra, c'ho il mouse che. Oh! C'ho il mouse un attimino rincretinito, scusate un attimo. Ok, il mouse è tornato a funzionare. Allora, se. Da cazzo l'ho finito? Il mouse adesso funziona e mi è sparito l'alloy, l'aglio. Dove cazzo ce l'avevo qua? Dove è finito? Porca miseria, uno non si può distrarre un attimo che questi scappano via. Scusate, aspettate un attimo. A posto, sta succedendo di tutto in questo video, signori. Ciao zio, tu vuoi venire con me? Scusa, scusa, zio, ti fermi un attimo, porca miseria. Ti fermi un attimo, zio. Devi fermarti un attimo, ti fermi un attimo. Tieni, ti lancio un blocco. Ti lancio un blocco e uso il tasto destro su di te. Da guarda che continua a camminare, mannaggia a te, ti devi fermare. Tasto destro e blocco. Te, mi segui adesso? Tasto destro e blocco. Ma non dovrebbero portarmi i blocchi dietro questi cosi? Perché non riesco Se faccio così lo picchio, non è vero? Se faccio così lo picchio, sì, l'ho picchiato male e lui sta scappando via. Zio, non volevo picchiarti, volevo semplicemente addomesticarti. Come cazzo lo faccio a addomesticarti? Non lo capisco, signori. Non ho visto un tutorial perché, ripeto, oh, finalmente si è decisa, porca miseria, si è preso sto cazzo di blocco di terra. Vediamo se ora mi segue. Mi segue all'infinito? Sì, perfetto, ok. Recuperiamo gli altri blocchi di terra, vediamo se riusciamo a portarne qualche altro a casa. Porca miseria, quanti ce ne stanno qua. Voi volete venire a casa con me, signori? È un nemico per me. Oh, con leggermente un po' di ritardo siamo riusciti ad ottenere un. Ok, tu c'hai il blocco di terra, tu ce l'hai il blocco di terra, tu c'hai pure il blocco di terra, perfetto, tu c'hai pure il blocco di terra. E tu, zio. Perfetto, anche lui c'è un blocco di terra. Tu lo vuoi un blocco di terra? Tieni un blocco di terra anche a te. Bello così, tutti con il blocco di terra. Bellissimo, perfetto, signori. Qua ce ne stanno altri che stanno a svolazzare, non stanno a fare nulla. Dovete portare blocchi di terra, signori. Blocchi di terra per tutti. Tu sei disoccupato? Sì, perfetto. Sei assunto nella ditta blocchi di terra. Mannaggia te, vieni qua. Vieni qua. Piedi sto blocco di terra. Piedi il blocco di terra. Guarda che mi sta. Guarda, ti dico, no, posiziono sbagliato. Devi pigliare il blocco di terra. Piede il blocco di terra. No, piede il blocco di terra. Stiamo. Ok, e anche lui c'è il blocco di terra, signori. Perfetto. Quanti ne abbiamo presi? Non lo so. Bella così. Quanti ne abbiamo portati a casa di sti cosi? Non lo so. Ehi, là ce n'è un altro disoccupato. Ehi, zio. Ho un lavoro per te, facile facile, semplice semplice, bravo così, un altro che porta i blocchi di terra, ok, perfetto. Ho la mia scorta di allai che portano blocchi di terra, quindi se io vado in questa direzione loro mi seguono tutti con i blocchi di terra, che cosa carina, guardate signori, l'esercito abbiamo, bello così, bello così. Allora,
Cosa facciamo in questo video, signore? Allora, in questo video io voglio semplicemente pulire tutta quanta la mappa, in modo tale che una volta che... Aspettate, però se io... No, 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 io devo sempre avere il blocco di terra in mano, immagino, non è vero? Questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un problema. Devo avere il blocco di terra in mano o loro mi... Domanda 1, domanda 2, è notte? Sì, perfetto. Signori, è giunta l'ora di dormire. Non ho intenzione di andare girando mondo mondo con la notte, soprattutto in una zona che non conosco, quindi facciamo una prova. Se io mollo... No, loro hanno sempre il blocco di terra in mano, perfetto. Signori, io dormo, voi fate quello che volete. Continuate a gironzolare castello castello col blocco di terra, perfetto. Allora... Seguitemi i miei pro di, dobbiamo andare a cercare, dobbiamo andare a pulire tutta quanta la mappa. Allora, rapido guardo di là, dobbiamo andare leggermente di là, quindi se non sbaglio, quindi è così, giusto? Sì, perfetto. Andiamo leggermente in questa direzione. Puliamo tutta quanta questa zona. Sì, voglio la mappa sana, signori, voglio la mappa sana così quando torniamo a casa riusciamo a piazzarla e non abbiamo vuoti che praticamente ci rovinano ci rovinano la visuale. Lì c'è un creeper di merda che gioca a nascondino con me e lo ammazziamo subito con uno e due. Perfetto. Maledetto creeper. Allora, signori, scusate il lag, però purtroppo continuo ogni tanto a allargarmi. È colpa del computer, signori. È colpa del computer che giustamente non riesce a reggere tanta potenza di Minecraft. Tanta potenza di Minecraft. Mi stanno a seguire tutti? Perché solamente due? Dove stanno tutti gli altri? Dove è finito il mio esercito di allai, alloi, di aglio? Dove è finito il mio esercito di aglio? Non lo so. Però va bene. Mi stanno a seguire. Ah no, ok, arrivano, arrivano. Hanno bisogno del loro tempo. Hanno bisogno del loro tempo, però arrivano. Arrivano anche loro. Signori, allora, dicevo, in questo video, dopo che ci siamo fatti 3 giorni praticamente di esplorazione di quella cazzarola di... Ci manca un pezzettino là sopra che dobbiamo andare a pulire pure. Dopo 3 giorni, forse anche 4 di esplorazione della magione, ci facciamo un episodio di relax in cui puliamo semplicemente tutta quanta la mappa. Perché io ripeto, sono tornato ieri giù in Sicilia dal viaggio con la nave. È stata una traversata impressionante, però è andata bene, è andata bene. Dobbiamo andare in questa direzione qua. È andata bene, per fortuna anche il tempo ha tenuto bene e niente signori, ora riprendiamo un attimino con le registrazioni. Ho letto tutti i vari commenti, infatti ho letto questo commento del come prendere gli alloy e ci siamo riusciti. Ringrazio, non ricordo il nick di chi me l'ha scritto nei commenti, ma lo ringrazio. Per quanto riguarda anche un'altra richiesta mi è stata fatta se fare di fare un post per quanto riguarda la prossima serie sul canale, se è un'altra serie di Minecraft o fare la serie di FIFA, informo ufficialmente che a ottobre inizieremo la serie di FIFA, ovvero dalla settimana prossima, signori. Dalla settimana prossima inizieremo la serie FIFA, che non si chiama più FIFA, ma sarà FC, quello come cazzarola si chiama. E la squadra la scoprirete successivamente. Io già ho deciso. Non ho deciso del tutto. Sono in dubbio fra due opzioni. Fra due opzioni. Però lo scoprirete poi il giorno 1. No, lunedì prossimo inizieremo la serie, signori. Se tutto va bene. Se tutto va bene. Non sarà. Alterneremo per la prima settimana, almeno per la prima settimana, due episodi. Nel senso faremo un episodio di FIFA e un episodio di Minecraft, perché comunque qualcosina ancora da fare qui nel nostro mondo ce l'abbiamo, quindi non mi va di abbandonare proprio la serie così su due passi, quindi su due piedi, no, su due passi, che cazzo lo dico? Quindi qualcosina la faremo. Cazzo, qua c'è il mare. Loro possono volare, sì, io ma mi secca sinceramente mettere la barca a mare per farmi solo questo pezzo di isola che ci divide dalla nostra zona. Quindi andiamo avanti, raggiungiamo questa isola deserta qui e vediamo se poi... Li sento parlare, quindi penso che ci stiano continuando a seguire in maniera tranquilla. Ok,
Andiamo in quella direzione così finiamo di pulire sta cazzarola di mappa. E niente, signori. E quindi sì, dal lunedì prossimo partiremo. In teoria, se il progetto funziona, dovremmo fare lunedì, mercoledì, venerdì e domenica FIFA. E martedì, giovedì e sabato Minecraft. Ora non so se faremo ancora, ripeto, la prossima settimana di Minecraft in questa maniera, o faremo anche 2 settimane, vediamo cosa riusciamo a portare avanti in questi giorni. E poi sì, ci concentreremo su FIFA. Come sarà progettata la serie di FIFA, signori? La serie di FIFA sarà progettata un episodio a settimana, un episodio al giorno, sarà organizzata con un episodio al giorno. In cui, a parte la prima parte in cui cercheremo di capire come funziona il gioco, tutte le varie novità che hanno aggiunto e tutte le varie situazioni, quando inizierà il campionato, diciamo, della squadra, andremo a fare una partita al giorno, signori, in cui vi lascerò la partita sana, senza nessun taglio, nessuna particolarità. Ci faremo quel breve pezzettino di tempo che passa fra una partita e l'altra, e poi andremo avanti con una partita al giorno, signori, in modo tale che dovrebbe essere una serie scorrevole. Ci gusteremo una partita al giorno, non dovremo perdere troppo tempo perché comunque andando a fare una partita al giorno dovremmo riuscire tranquillamente a completare la serie nel vario tempo e a ottenere tutti i vari successi che ci auspichiamo di raggiungere con la squadra che andremo a prendere. Quindi non dico già da adesso, signori, ma iniziatemi a dare dei consigli sui possibili giocatori da andare a comprare, signori. Anche, vabbè, no, è una considerazione stupida perché non sapete nemmeno su che budget ci andremo a lanciare, quindi diciamo che non è del tutto. Vabbè, là mi sono rotto le palle ad andare fino a quel punto, risaliamo leggermente. Mi sono dimenticato di andare a fare quella zona di là che ha rotto le scatole immonda. Però vediamo di salire piano piano, così dovremmo riuscire a completare questa parte di qua fino alla sopra e poi ci andiamo a fare la parte centrale. Signori, ovviamente nel video di domani, io ora registrerò anche il video di domani, ma ovviamente i 5.000 blocchi che ci separano da casa nostra li andrò a fare in maniera off camera, tranquilli, non vi preoccupate, ci vedremo domani, magicamente saremo tornati a casa e procederemo con qualche piccola costruzione, perché diciamo che abbiamo qualcosa da fare, diciamo, qualcosa da fare ce l'abbiamo, non staremo con le mani in mano. Già se riusciamo a portarci tutti questi alloy a casa, già sarebbe una cosa carina e coccolosa, potremmo fare un'altra gabbia anche per loro, come abbiamo fatto quella per il pappagallo, che non sarebbe brutta come cosa, potremmo riuscire ad organizzare una cosa del genere. In tutto questo, ah, che carina la petta. In tutto questo, io li sto sentendo. Ora non li sento più. Sì, li sento ancora. Io non so se voi, però, aspettate. Forse mi conviene fare una cosa: andare prima a riempire questa parte centrale che ci siamo persi un attimino. Dopodiché, sto morendo, signori. Tra gli starnuti prima, che tranquilli, non è Covid, non è raffreddore, e la tosse adesso, dico, siamo proprio messi bene. Ottimo ritorno a casa. Che poi sono tornato a casa, ha fatto delle giornate terribili, cioè proprio vento, pioggia, di tutto e di più. Spettacolo. Spettacolo. Una diga naturale che ci separa solamente due ne sono rimasti. Tre, perfetto. Abbiamo fatto bene a prenderne 8.000, signori, perché gli altri ci hanno abbandonato strada a strada. Sì, zio, però devi spostarti un attimino, se no io non posso salire. E se non posso salire, non possiamo andare avanti. Ok. Vediamo di salire qua sopra. Ridammi la mappa, cortesemente. Grazie. Dobbiamo riempire quel buco che è rimasto lì al centro. Dopodiché ci spariamo quello spigolo di là. Porca miseria, questa merda. Questi alberi enormi che rompono solo le scatole. Qui c'è una scaletta naturale. Scendiamo. Voi tutto a posto, ragazzuoli? È riniziata la scuola? Sì, penso di sì, siamo a fine settembre, penso che le scuole siano ripartite, si è tornate al regime normale praticamente. Ok, dai, l'ultimo pezzettino e riusciamo a completare anche questa parte di qui. Non mi dica che mi devo infilare dentro quella grotta perché non c'ho minimamente voglia.
Dobbiamo salire là sopra. Dobbiamo salire là sopra con molta calma e tranquillità. Riusciamo a completarla senza bisogno di allargarci tanto. Dai, dai, dai. E sali, porca miseria. Sto coso, quando gli va, sale come vuole lui. Quando non gli va, fa tutti i problemi di questo mondo. Guarda come non me lo fa completare. Mannaggia a te, a chi non te lo dice pure. Puoi completare quella parte di terra che ti manca? Mannaggia di una miseria ambriaca. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai, ok, perfetto, e i pallini li abbiamo recuperati pure lì. Questo video sta durando tantissimo, cosa stiamo facendo? Niente, stiamo semplicemente completando una mappa. In tutto questo ricordo che abbiamo le litra, ma le abbiamo a casa, perché già il computer esplode così, signori. Se ci vado con le litra, se mi muovo con le litra, esplode tutto, tutto, esplode il mondo praticamente. Terza guerra mondiale, esplosione partita dalla Sicilia. Tra l'altro sta anche calando la notte, sarebbe buono riuscire a completare la mappa prima che cala la notte, così poi andiamo a dormire e chiudiamo questo video e domani io mi parto per tornare a casa col giorno, non sarebbe male come cosa, vediamo se ci riusciamo. Tra l'altro dobbiamo anche mangiare, ma questi sono problemi successivi che non ci disturbano in questo momento. Se la smette anche di laggare non sarebbe brutta cosa. Là c'è una foresta che sta andando a fuoco, ma a noi frega poco. Faremo il numero di telefono della guardia forestale, ci penseranno loro a spegnere quell'incendio lì in quel bosco. Intanto si è bloccato tutto il computer, che cosa bellissima. No, forse riusciamo a ripartire. Beh, sì, ce l'abbiamo fatta. Riusciamo a ripartire per questa, per concludere questa cazzarola di mappa. Dai, è così, dai, dai. Dai, dai, raggiungi quell'angolino, dai, bravo, bravo, bravo così, bravo, dai, 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 dai che ce la stiamo facendo, dai che ce la stiamo facendo, mamma mia che traversata terribile. Nel frattempo mi è spuntato un alloy in faccia, diretto, senza problemi. Laggate finali, signori, per completare quest'ultimo obiettivo della mappa e forse ce l'abbiamo fatta, forse sì, forse no. Sì, ok, mappa completa, signori. Detto questo, mettiamo subito a terra il letto, dormiamo così. E detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. No, anzi, prima dormiamo. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Con gli alloy, che ne sono rimasti solo tre, che ci girano intorno, io vi ringrazio e noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao! Magicamente saremo tornati a casa domani, signori.